Bentrovati all'appuntamento con l'informazione di Globus Television, canale 819 del digitale terrestre. Partiamo subito con la prima notizia. Borghi siciliani, la regione investe nella loro riqualificazione. Vediamo il servizio. Ho espresso apprezzamento alla Fondazione delle Vie dei Tesori per essere riuscita a mettere assieme 60 comuni, 60 borghi, 60 luoghi di attrazione turistica per ragioni diverse. Io credo che il turismo debba partire dalla valorizzazione di quello di cui già disponiamo, della materia prima. Per questo ho assicurato il sostegno del governo regionale, non solo per i borghi da visitare, ma anche per i borghi da vivere, perché una volta spenti i riflettori, la gente che rimane a vivere nel borgo, nel piccolo paese, deve poter avere e disporre di tutti i servizi necessari. Credo sia il presupposto essenziale per poter riqualificare le nostre aree interne, a volte di grande pregio, ma anche le aree costiere, e già lo abbiamo fatto nei passati 3 anni, impegnando 213 milioni di euro in oltre 220 interventi. Al Museo dello Sbarco in Sicilia, in conferenza stampa, presentata una nuova mostra fotografica con all'interno foto inedite del famoso fotografo statunitense Phil Stern. Sabina Rossi ha sentito per noi il sindaco Salvo Pogliese. Sindaco Pogliese, oggi dopo il 2017 si apre un'altra area in questo museo meraviglioso. Assolutamente sì, oggi è un giorno molto importante, non soltanto per la nostra città ma anche per la nostra regione, perché attraverso questa conferenza stampa presentiamo alla città, agli osservatori dei mass media e agli appassionati della storia militare una mostra fotografica permanente che rimarrà all'interno del Museo dello Sbarco con 30 foto inedite di Phil Stern, un fotografo americano di valenza internazionale che sbarcò con i Rangers a Licata nel 1943, che grazie a Ezio Costanzo e Ornella Laneri si integra all'interno di questo percorso museale di eccezionale valenza. Noi siamo assolutamente convinti che il Museo dello Sbarco può determinare nuovi flussi turistici aggiuntivi. In Normandia il Museo di Ken registra oltre 320.000 visitatori paganti l'anno e attraverso il percorso museale della Normandia si determinano nuove presenze turistiche. Noi siamo altrettanto convinti che Catania può investire sul turismo storico militare attraverso questa splendida realizzazione museale rappresentata dal Museo dello Sbarco inaugurato nel 2001 e attraverso questi eventi collaterali. Questa mostra fotografica è di eccezionale valenza storica e fotografica, foto inedite che grazie alla professoressa Ezio Costanzo, Ornella Laneri, grazie al contributo della città metropolitana, vengono regalate alla nostra città e al nostro museo. Ci saranno altri eventi collaterali, basti pensare all'inaugurazione di un nuovo plastico sulla battaglia del Ponte Primo Sole che inaugureremo la settimana prossima, basti pensare ad un concorso internazionale di modellismo statico che organizzeremo nel dicembre 2021 e quindi siamo convinti che Catania può crescere dal punto di vista turistico anche attraverso questo segmento molto importante che ha determinato la fortuna turistica della Normandia. A Nissoria il Consiglio Comunale invita il sindaco Armando Glorioso ad andare avanti col progetto della pista di go-kart. Lo ha sentito per noi Franco Licciardo. Alla luce di questa sua iniziativa da parte del consigliere di maggioranza, lei cosa ha intenzione di fare? Allora, la mia intenzione è quella di andare avanti sul progetto della pista, perché è assurdo è inconcepibile bloccarsi su un meraviglioso progetto che a Nissoria può portare tanto sviluppo economico, può portare posti di lavoro. Tutte le accuse che sono state fatte contro questo progetto sono strumentali e nascono non dal fatto che questo progetto sia oggettivamente inopportuno, ma da ambizioni politiche di alcune persone
che vogliono praticamente strumentalizzare questo progetto, convincendo la popolazione che il sindaco starebbe per utilizzare soldi della comunità per fare una cosa che non serve. E addirittura qualcuno buontempone mi ha invitato a costruire la pista con i miei soldi, come se la pista fosse un mio gioco, come se fosse una cosa mia personale. Assolutamente. La pista è una struttura sportiva di livello nazionale che costa 1,5 milioni di euro e che porterà a Nissoria centinaia di persone ogni settimana, e si potranno effettuare, oltre che gare di livello nazionale, quindi sarebbe la seconda pista in Sicilia ad avere l'autorizzazione del CONI a fare delle gare kartistiche di primo livello nazionale, si possono anche celebrare delle gare regionale, provinciale e tutta una serie di altre attività che ogni settimana porterebbero a Nissoria centinaia di persone. Quindi centinaia di persone che vengono a Nissoria significa che sono posti di lavoro per chi lavorerà nella pista, ma sono anche posti di lavoro per i ristoranti, per i bar e per tutte le altre attività che beneficeranno gli alberghi, i B&B. Ci sono dei progetti di costruzione di nuovi alberghi a Nissoria proprio alla luce di questo progetto della pista, ci sono degli imprenditori pronti a investire a costruire degli alberghi. Allora, tutto questo è ricchezza. Opporsi a tutto questo è veramente assurdo, anche perché poi il costo non sarà a carico della comunità, non sarà a carico del bilancio, anzi questi ritardi creano problemi di questo genere, ma se noi costruiamo la pista il prima possibile e la diamo in gestione, recupereremo molto di più di quello che sarebbe il costo annuo del mutuo di 25 anni che abbiamo contratto. Quindi il Consiglio Comunale, giorno 30 di giugno, il gruppo di maggioranza ha approvato una mozione a maggioranza che dice al sindaco, chiede all'amministrazione di continuare su questa strada della costruzione della pista, di ripresentare la variante urbanistica che è stata la motivazione per cui il progetto della pista si è arenato. Io lancio un appello anche agli oppositori a rivedere le loro posizioni, perché una cosa è la lotta politica, ma la lotta politica non può mai essere fatta a discapito della cittadinanza, a discapito della comunità. Chi si vuole candidare per fare il sindaco lo faccia, ma non distrugga la comunità di Nissoria. Assolutamente la politica non deve mai arrivare a livelli per cui per vincere una battaglia si mettano di mezzo gli interessi della comunità. Grazie. Grazie sindaco. Il Festival Shakespeareano dello Stretto, il servizio di Antonio Monreale e Rosaria Landro. Globus Television, oggi qui a Messina, al Comune, perché fra poco ci sarà una conferenza stampa di presentazione per il Festival Shakespeareano dello Stretto di Daniele Gonciaruk. L'evento è stato presentato alla stampa oggi 9 luglio alle 10.30 presso il Salone delle Bandiere del Comune di Messina dal regista Daniele Gonciaruk con Agostino Zumbo, uno degli interpreti di Sogno di una notte a Bicocca, spettacolo in cartellone della regista Francesca Ferro. Presenti l'assessore allo sport e spettacoli Francesco Gallo e l'assessore al turismo e cultura Enzo Caruso. La manifestazione è promossa dall'Associazione Culturale Officine d'Agoruc col patrocinio del Comune di Messina, Fondazione Bonino Puleio e Accademia delle Belle Arti di Messina e la collaborazione del Comando della Marina Militare di Messina, main sponsor Caronte Tourist. Lo spettacolo di questo festival quest'anno è un po' ambizioso, cioè l'idea era intanto di ribattezzarlo Festival Shakespeareano dello Stretto con questa visione futura che da quest'anno prende inizio, di dare un respiro largo che potesse comprendere oggi ma soprattutto domani anche la Calabria e il pubblico calabrese. Sotto il nome, sotto il cielo di Shakespeare. E in questa visione di integrazione abbiamo pensato di coinvolgere e di chiamare un gruppo di colleghi, amici straordinari, di cui qui è rappresentante Agostino Zumbo della Compagnia del Teatro Mobile di Catania, che hanno messo in scena, in realtà so poi è intervenuto il Covid che ha, devo dire, sconvolto un po' tutte le carte sul tavolo,
gli attori del Teatro Mobile di Catania avevano un progetto di realizzare una triade, una trilogia di spettacoli shakespeariani. Credo che se ne sono fatti due, Romeo e Giulietta e molto bello il siciliano, e questo gioiello, questo piccolo capolavoro che io sono veramente, ho insistito tanto perché loro venissero a Messina, è un piccolo capolavoro, si chiama Sogno di una notte a Bicocca. Nell'attesa di questi apprezzabili eventi da seguire, da Messina è tutto. Abbiamo sentito Carlo Staffile, direttore del Parco Archeologico di Siracusa, che stamattina ha incontrato il conduttore e doppiatore Antonello Musmeci per la prima pietra di un grande progetto multimediale e culturale. Sentiamoli in anteprima. Quest'anno è un anno, spero, di ripresa. Le organizzazioni teatrali per ciò che riguarda le tragedie sono organizzate dall'INDA. Che quest'anno porta avanti la tragedia delle coefore, delle baccanti e la commedia delle nuvole. Ma il Siracusa non è soltanto la rappresentazione teatrale delle tragedie, ma anche tutta una serie di work in progress che stiamo realizzando. Tra cui a breve apriremo i nuovi percorsi, che sono i percorsi per ciò riguarda la Grotta dei Cordari, la Grotta del Salnitro e il percorso che arriva fino alla cosiddetta tomba di Archimede. Questo ci permetterà di dare nuovi servizi a una struttura del parco che è già per certi versi anche gigantesca, anche perché all'interno del parco ricordo che abbiamo il discorso non soltanto del teatro conosciuto in tutto il mondo, ma abbiamo l'Anfiteatro Romano, abbiamo l'Ara di Ierone, abbiamo l'Orecchio di Dionisio. Per ciò che riguarda, abbiamo una serie di spettacoli che saranno oggetto già dal 17 luglio all'interno della grotta. Abbiamo questa rappresentazione di Daphne ed Aretusa che sarà realizzata all'interno della grotta. E a parte questo qui abbiamo tutta una serie di rappresentazioni musicali che vorremmo fare sia all'interno dell'Anfiteatro Romano sia nella parte antistante all'Orecchio di Dionisio. Il Parco Archeologico di Siracusa anche fucina di grandi eventi e a chiusura di questi, quali quelli che ha accennato il direttore prima, c'è l'idea, un work in progress molto veloce ma fondamentalmente molto autorevole, di mettere in cantiere un grande premio che diventi istituzionale, che ogni anno segni la fine degli spettacoli a Siracusa. Non possiamo dire per ragioni di sicurezza di garanzia naturalmente, certo. Né nome né artisti che verranno, tutti autorevoli, affronteremo dei temi importanti e lo faremo con le forze migliori di questo team di autorevoli rappresentanti, per cui il direttore del Parco Archeologico. Come immagini questo premio? Lo immagino con molte personalità, che ognuno possa dire la sua in funzione a questa nostra ripresa. Il Catania, il Palermo e la CR Messina saranno le squadre impegnate nel prossimo torneo di Serie C. Per la squadra rossa-azzurra, sospiro di sollievo, con l'ok arrivato dalla Covisoc, organo di vigilanza della FIGC. L'amministratore unico, Nicole Mura, non ha fatto mistero delle difficoltà vissute e non ha dimenticato di ringraziare i sostenitori del sodalizio, i tifosi, i soci della SIGI, dichiarando che il valore dell'insieme che rende grande il Calcio Catania e la matricola federale 11.007 resta la priorità assoluta. Passiamo ad altro. Adesso spazio alle notizie dal territorio. Ancora fubetti del cartellino, 28 misure cautelari a Palermo. Sono dipendenti comunali in servizio ai cantieri culturali ZISA. Andavano a fare la spesa o a fare jogging, pur risultando presenti al lavoro. Per 8 sono scattati gli arresti domiciliari.
per altri 14 l'obbligo di dimora e di presentazione alla polizia giudiziaria, per 6 solo l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Si sono svolti oggi nella chiesa madre di Carlentini, con una solenne messa celebrata da Don Salvatore Siena, i funerali di Aldo Mangiameli, una persona che sul fronte del volontariato sociale ha dato tanto senza mai chiedere niente. Dare aiuto agli altri per Aldo è stata sempre una missione e lo ha fatto sempre con amore, abnegazione e professionalità. I risultati ottenuti, infatti, sono stati sempre le sue più grandi soddisfazioni che gli ha dato la vita. Aldo Mangiameli, uno che amava il prossimo come se stesso, anche se il prossimo a volte non gli è stato sempre vicino nei momenti difficili. La scomparsa di Aldo lascia un vuoto incolmabile nel mondo del volontariato di Lentini, Carlentini e non solo. L'umiltà e la buona educazione sono stati sempre i suoi compagni di viaggio, e con umiltà e con la buona educazione che lo ha sempre contraddistinto ha intrapreso anche l'ultimo viaggio. Aldo resterà sempre nei cuori di tutti quelli che danno e non pretendono di ricevere, così come ha sempre fatto nel corso della sua vita. Grazie per aver seguito l'informazione di Globus Television, canale 819 del Digitale Terrestre. Vi invito ancora a seguirci.